Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno amicissimi, buongiorno, ben trovati da Anfi del Mar. Vi dico subito dove siamo ad Anfi del Mar. Carissimi amici, ben trovati per la diretta di sabato 30 gennaio con Enrico da Gran Canaria, sud di Gran Canaria, Anfi del Mar. Buongiorno, buongiorno a tutti, un po' di cuoricini, un po' di mi piace, mentre aspettiamo che tutti si colleghino, ma giriamo le telecamere così abbiamo modo di ammirare. Guardate che bellina, un bel giretto, come lo faremmo tutti con una belva del genere. Guardate che porticciolo ben assortito e ricco di barchettine. Il parchettino con qualche platano qua e là. Vedete, poi vi faccio vedere la parte bella. Questa è soltanto l'incomincio per recarci appunto nel cuore di Anfi del Mar. Ma salutiamo un po' di amici come di consueto. Alessandra Fischetti, ciao e Ale, Giorgio Tandi, Federica Belardi, Francesco Roveron, Fabrizio Tumolo, Sergio Prezioso, Angelo Pinci, Ciro Nigro, Simonetta Giannobi, Massimiliano Mazzarini, ciao Massimiliano, ciao Simonetta, ciao a tutti, Selene Rava, Anfi del Mar, yes, sì, esattamente, Vincenzo Massimo. Ernesto Canino, Selene Rava, Elena Spirito Perrone, Gemma Mazzolini, Mauro Pinatti, Cavallo Aleabet, Terracina Rino, Francesca Limongelli, Daniela Boldoni, Gianni Valicella, Rosanna Vaccarin, Cosetta Testi, Carlo Mecheri, Franca Dimitrov, Giulio Canedi, Canedi con una N sola, Fabio Cia, Tironi Marco, oh, ciao Marco, Marzianelli, Marina Malaspina, Giacinto Mazzatella, Maurizio Catalano, Marino San Pietro, ciao Marino, Sherwood Robin. Leggevo adesso i tuoi messaggi, Robin. Stavano arrivando già a vivere alle Canarie. Tue richieste, probabilmente, di non ho fatto in tempo a leggerli perché entravo in diretta. Martini Carlo, perché non sono lì? Perché buon fine settimana a tutti. Perché ci sono tantissimi perché. Come da parte di tutti, gli impegni, gli affetti, la mancanza di coraggio, come posso dire, l'allontanarsi, no, da quello che magari ci interessa, ma nello stesso tempo ci fa paura. Poi, ne parliamo e possiamo utilizzarla oggi. Sei collegato in anticipo. Ah, Monica, ma sempre 5 minuti, sempre, non è ancora iniziata la diretta. Queste sono quattro chiacchiere che io faccio sempre, tutte le dirette, prima del vero e proprio incomincio. Per cui un grande saluto e un grande abbraccio anche alla nostra Monica Tiziano, che è arrivata, Cristina Vivona, eccola, ciao Cris, salutami tutti, salutami la mamma, un grande bacio, ricordati di baciarmi la mamma. Allora, Tiziano Bisci, Teso Alessandro, Giulia Fumagalli, Caterina Lechiara, Stefano Dadda, Domenico Casa Calenda. Monica Tiziano, un grande abbraccio anche a te. Eccoci qua, facciamo un attimo salire i numeri e lanciamo un po' di cuoricini e mi piace, perché ci stiamo avvicinando all'isoletta con la forma di cuore. Dall'alto si vede, oggi la diretta l'abbiamo iniziata da una posizione inusuale di Anfi del Mar. Non siamo entrati dalla porta principale, siamo entrati dalla porta della servitù, per cui la porta di servizio. Però abbiamo un po' capito, no? Dietro le quinte,
cosa succede in un complesso di questo livello. Ovviamente stiamo parlando di un complesso di grande livello, di grande effetto scenico, di come posso dire, di grande interesse turistico, ecco, cioè mi sfuggiva la parola, proprio l'interesse turistico è altissimo per Anfi. Qua arrivano a fare le vacanze russi, inglesi, svedesi, francesi, norvegesi, gli scandinavi, chiaramente per la maggiore un po' sparsi per tutta l'isola, e qualche italiano anche. La nostra Ivana Bottin ne sa qualcosa, la nostra Graziella Ballarini ne sa qualcosa, insomma ci sono persone che qui ad Anfi hanno la multiproprietà, per cui ben venga chi può permetterselo. Vale anche per una persona l'offerta, Gualtieri Anna. Sì, l'offerta vale anche per una persona, però non è dimezzata, cioè se due persone possono approfittare dell'offerta di 1099 euro e avere tutti questi servizi, dalle 1099 euro va defalcato il volo aereo della persona che sarebbe stata con te, perché tutto il resto ti rimane. Non è che poi posso darti mezza casa, mezza macchina, mezzo transfert, mezzo tour, eccetera eccetera, però chiama Pierangelo e ti dice proprio in moneta cosa in realtà ti verrebbe a costare da sola. Poi bisogna vedere i tuoi obiettivi, cioè se sei da sola e devi per forza fare tutto il discorso, o se in realtà ti interessa magari soltanto la casa, o insomma parlate con Pierangelo, io vi do degli indizi per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Maurizio Lanzillo: no, agenzia trasferimenti e viaggi. Esatto. Allora, adesso poi ve lo rispiego, perché ho perso qualche messaggio per strada, probabilmente. Rispondo a Paolo, grazie Monica. Paolo Mossini: puoi dire che è una zona piena di ricchi e di gnocche? Posso dire che è una zona piena di ricchi e di gnocche. Posso dire che è una zona, visto che ci sono qua io e ci vengo sempre, che non è una zona esclusivamente piena di ricchi, te lo posso garantire. Questa è una delle spiagge mie preferite, ti posso assolutamente, e ti faccio subito l'esempio, cioè, in Italia, in un posto del genere, quando tu soltanto dovevi accedervi, sicuramente avresti avuto un biglietto da pagare, poi prendevi l'ascensore, scendevi nella zona appunto bassa, e qui avevi a tua disposizione locali, bar, dove chiaramente dovevi pagare, ma sport acquatici che vanno pagati, e prendevi il tuo lettino che va pagato, eccetera eccetera eccetera. Tutto nella parte bassa rimane uguale, però con una differenza rispetto a tantissime altre zone della nostra terra. Uno, la spiaggia, anche se è di Anfi, è libera. Per cui ricordiamoci che le spiagge alle Canarie, Anfi compresa, sono libere tranquillamente. Guardate quanta gente in acqua, guardate quanta gente in spiaggia. Allora, come mai non mi scrivete non c'è nessuno? Cioè, quando la gente non circolava sembrava che era colpa delle Canarie che facevano schifo, piuttosto che il Covid che non ti permetteva di uscire di casa. Adesso in realtà vedete che un po' di movida c'è. Maurizio Lanzillo: ciao Alessandra, buon fine settimana. Antonio Campor: ciao Antonio. Allora, i nostri amici si stanno salutando, e questo è bellissimo, perché approfittate delle nostre dirette anche per fare amicizia, per arrivare e essere, come posso dire, non emarginati, ma avere subito una compagnia, avere subito degli amici. Poi
al vero vi confronterete, alcune coppie diventeranno, o perlomeno alcune coppie già esistenti con altre coppie nuove appena arrivate diventeranno amici per la pelle, altri non legheranno, però vi posso assolutamente garantire che gli stimoli sono assolutamente differenti. Allora, Gianfranco Ferrero, io Gianfranco vorrei saltare il concetto Covid, perché se ne parla sempre, se ne parla troppo, se ne parla in tutte le radio, in tutte le televisioni, in tutti i giornali. Quello che stanno facendo le persone che tu vedi è perfettamente legale, per cui leggici quello che vuoi. Allora, Jessica Rivi, ma come fanno tutte quelle persone a essere lì? Si può partire dall'Italia? Non capisco. Allora, io non sono il legiferatore, io non sono al governo, io non vi do nessun tipo di informazione che viene letta qua e là nei siti ufficiali e comunque da informazioni ufficiali. Io vi faccio solo vedere, poi dopo voi leggeteci tutto quello che volete. Abbiate, questo vuol dire poter volare, secondo me, questo vuol dire poter ritornare a casa, secondo me, questo vuol dire poter venire in spiaggia, fare il bagno e nella zona delle spiagge, come da sempre alle Canarie, non avere l'obbligo della mascherina. Dite l'omino che è quello che vi dà gli ombrelloni, eh? Però se io voglio venire, come vi stavo dicendo, con l'asciugamano e mettermi in spiaggia, andare a prendere il panino al supermercato, praticamente l'avrei mangiato anche a casa il panino, giusto? La spiaggia non mi è costata assolutamente nulla. A questo punto io ho avuto la possibilità di accedere ad Anfi del Mar, venire a fare il bagno in questo oceano e in questo contesto caraibico incredibile a costo zero. Per cui teniamo ben presente questo fatto, che io posso andare in qualsiasi posto dell'isola, in qualsiasi posto balneare, in qualsiasi posto turistico, se voglio, a costo zero, e posso azzerarlo ancora di più il costo se non vivo qua, cosa praticamente impossibile visto la signorilità del posto, o comunque non so, insomma, badiamo al risparmio. Appena arrivati cerchiamo magari di risparmiare qualche soldino. A questo punto prendiamo il pullman e possiamo raggiungere tutte le zone che in realtà ci interessano. Prendiamo il pullman perché vivere qua costa un po' di più, è meglio vivere al sud, è meglio vivere al campo internazionale, magari con 700 euro al mese. Tutto incluso, riesco ad avere la mia casettina, prendere il pullman se non voglio avere l'auto o se sono un po' ristretto, perché magari all'inizio sono un po' ristretto, e comunque tutto questo posso permettermelo, anche perché Anfi, per chi viene con l'asciugamano, come i due ragazzi che state vedendo, vedete la prova di quello che vi dicevo, asciugamano non costa niente, frigo bar con loro, con dentro il refresco, perché le bibite in spagnolo si dice refresco, ogni tanto vi butto dentro qualche parolina, così almeno iniziate ad abituarvi a questo bel linguaggio, a questo bel idioma, ecco. Altra parola, non si parla di lingua, perché la lingua è quella che c'è in bocca. In spagnolo, la lingua italiana, la lingua spagnola, si dice idioma. Ok, ho un po' anche l'aria, no, del professore quando parlo, ma non voglio fare assolutamente il professore. Voglio farvi capire che cos'è questo benedetto idioma. Vediamo anche i messaggi, con calma, perché qua siamo al sole sparati ed è difficile. Allora, un ombrellone e due sdraio ad agosto 11 euro, Selene Rava. Sì, hai ragione, è vero. Costa un po' di più, un euro in più, Amadores. Allora, Emilia Di Marco, di solito non commento mai, ma riguardo al Covid basta prendere le giuste precauzioni, altrimenti non si vive più. Ma siamo assolutamente d'accordo, anzi ti ringrazio che da una terza persona, da una terza voce è arrivato il modo di pensare mio e di tanti altri, se non tutti noi che siamo appunto adesso
Bocconi in diretta con Vivere alle Canarie. La pensiamo tutti allo stesso modo, abbiamo tutti questo pensiero. Guardate che meraviglia, guardate, ragazzi, 30 gennaio, Canarie, a 4 ore di volo dall'Italia. Direi che le immagini, possiamo chiudere anche la diretta qua, eh? Quello che dovevo farvi vedere oggi ve l'ho fatto vedere, andiamo in mare aperto perché, ma la possiamo chiudere qua? La possiamo tranquillamente chiudere qua la diretta se volete, perché tutto quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Allora, quando torni dall'estero invece cosa devi fare? Quando torni dall'estero in Italia accettano l'antigene in spagnolo, che è il tampone breve, 25 euro, 30 euro, 35 euro, a seconda dove lo fai per tempo, vale 48 ore e parti, ma leggete sempre e comunque le informazioni che danno i vari ministeri della salute, sia spagnolo, sia canario, sia italiano, leggete sempre quelli perché cambia tutto velocemente. Ormai è sufficiente che due persone insieme si presentino al pronto soccorso con catarro e tosse e il Covid ha raggiunto livelli di guardia, lo sapete come sta andando, lo sapete benissimo, però ovviamente questo è lo scenario, noi parliamo dello scenario. No, tampone sicuramente, non esiste altro mezzo, cioè l'antigene è il tampone breve. Vedete, poi ci capiamo male parlando di Covid perché ci agitiamo tutti, lasciamo perdere. No, se torni, è chiaro che se tu torni e in aeroporto a Milano il tuo tampone è positivo, è ovvio che devi fare quarantena. Cioè, allora tutto questo discorso a cosa serve? Non serve a niente. Cioè, un minimo di logica, chiaramente, anche all'interno di queste, come posso dire, restrizioni assolutamente così campate in aria. Però alla fine c'è, cioè è chiaro che se io dimostro attraverso il mio tampone di essere positivo, è ovvio che dovrò fare la quarantena, assolutamente sì, nel modo più assoluto. Paolo Mossini ha visto un bel lato B, io ne ho visti 300, non ve li segnalo mentre cammino, ma sono... a 300, 301, ecco, cioè i 300 li ho superati. Chiamali lato B, qua un lato B è B, C, D, è tutto l'alfabeto qui, ma va bene così, è spettacolare così. È soprattutto, come posso dire, molto simpatico, no? Arrivare e vedere anche dei lati B di questo livello, visto che nella nostra bellissima Italia adesso fa freddo e tutti sono imbacuccati con questi giacconi lunghi, Moncler, non Moncler, cappotti, eccetera, eccetera. Qua questo tipo di problema, come state vedendo in diretta, ora è 30 gennaio, credo 14:20 ad Anfi del Mar, 15:20 in Italia, per cui neanche prestissimo, tra virgolette. È chiaro che qui la giornata può essere appena iniziata, tenendo conto che avremo il calar del sole alle 19, ne abbiamo tranquillamente da poter fare durante questa giornata incredibile. Poi vi faccio vedere un 360, perché poi qualche amico giustamente ce lo chiede. Guardate la montagna con i suoi riflessi verdi, quest'anno ha fatto qualche goccia d'acqua in più. Vi ricordate quando vi dicevo, se butti un bicchiere d'acqua alla sera nella terra, così alla mattina vai e c'è l'erba. Questo periodo l'ha dimostrato. Antonio Acampora, Anfi del Mar, ecco che
tutti danno le indicazioni, da noi oggi 18 gradi, in Puglia vabbè, ma 18 gradi comunque sia è già un bel vivere. Io questa mattina ho sentito mio zio Renato sul Lago Maggiore che ha 7 gradi, in realtà se gli dico che fuori di casa sua ci sono 18 gradi, cioè non so, ti urla come se avesse segnato l'Italia, attenzione. Però fantastico, no? Giornata, sabato e domenica, finito di lavorare durante la settimana, a parte i turisti ovviamente che hanno una settimana, 15 giorni, quello che avranno deciso di fare, ma anche tu che vivi qua, finito di lavorare, ho finito di fare quello che vuoi, a parte i pensionati che poi se la godono tutti i giorni, però arrivo, durante la settimana c'è un po' meno di gente, non manca mai la gente, qui è ad Amadores, la gente c'è sempre, però... come vi posso dire, sabato e domenica, a scuole chiuse, a come posso dire, lavori che non sono legati al turismo, perché se fossero legati al turismo ovviamente sarebbero a lavorare questi ragazzi. E adesso chi fa l'autista, chi fa il benzinaio, chi a sabato e la domenica prevalentemente sono a casa. Vi ricordo che alla domenica sono escluso il Covid, cioè a prescindere da Covid con i suoi periodi o eccetera, ma normalmente alla domenica i centri commerciali qua sono chiusi. Allora, vediamo un po' di messaggi. Abruzzo 9 gradi, ciao Giuseppe, grazie. Ma i locali sono aperti? Certo che i locali sono aperti. Quando io vi dicevo che si chiude a notte tarda, per legge, se vuoi apri, alcuni sono chiusi per loro decisione, per decisione di bilancio, certo che i locali sono aperti, qui devono chiudere a mezzanotte e mezza se non sbaglio, cioè non è che mi crei un problema. L'altro giorno qualcuno mi ha detto guarda che forse è la una, guarda che è mezzanotte, ma sì, cioè non mi interessa, io so che i locali a mezzanotte all'incirca chiudono, fine, ma tutto il giorno vivono, cioè cosa... di puntualizzare la mezz'ora, no. Scusa, dove sei? Franco Lucani, sono ad Anfi del Mar, sud di Gran Canaria, spero si senta bene, Allora, importo pensione minima per eventuale trasferimento, 1500 euro. Con 1500 euro una coppia, marito e moglie, sereni, senza problema, togli qualche un 100 euro se sei da solo, perché poi la casa ti costa uguale, la differenza poi è il mangiare, vestire, qui guarda com'è vestita la gente, qui con un paio di pantaloncini, un paio di ciabatte e due magliette ci fai un anno, cioè non riesci a fare come me, cambio, lavo, metto pulito, la sera lavo e metto pulito, la sera lavo e metto pulito, così si fa, anche perché sono zone dove fa caldo, in questi giorni fa caldo, inizi già anche a doverti cambiare magari, no, pur non avendo quell'umidità eccetera eccetera, però insomma questi giorni fa veramente caldo, per cui la maglietta di scorta io la porto, alla sera ho due magliette sporche sostanzialmente, ecco. Facile da gestire la cosa. Grazie, si sente benissimo da Arezzo, grazie a te. Sì, allora vi do il numero di Pierangelo, cosa che non ho ancora fatto, mi sono perso anch'io con questi lati B, con questi lati C, con la gente in acqua, con questa giornata spettacolare, onestamente mi sono proprio perso e allora, guardate, allora... un letto matrimoniale... la zona VIP, ve la faccio vedere, sapete che io non vi nascondo mai niente, il lettone 20 euro tutto il giorno e l'ombrellone 5 euro, per cui con 25 euro, non le 50 euro a persona dei Sassi a Genova, attenzione, con 25 euro a persona sono nel letto matrimoniale, guardate ci stanno in 4 qua, su un letto di questi, fantastico, vi faccio anche vedere le bellezze della zona io. E qui ragazze dalla Russia girano le fotomodelle. Hola, sì, perdona. Un attimo, ragazzi, che mi devo mettere la mascherina.
Eccoci qua, ci siamo mascherati anche noi. Adesso incominciano ad appannarsi gli occhiali. Andiamo a fare un giro sull'isoletta a cuore. Guardate che meraviglia. Serenità a mille. D'estate in Italia ho avuto periodi che dal caldo tranquillamente avrei fatto il bagno anche dentro in queste vasche, mi bastava come piscina. Anzi, è un'idea, guardate che bella, non una piscina impegnativissima, però comunque è sufficiente, in una casa privata molto molto carina, ti rinfreschi. Allora, perché abbiamo un governo che non ama gli italiani? Ci vogliono sostituire con gli africani. Germana, Borzone, è un discorso troppo politico questo. Hai ragione, eh? Cioè, capisco cosa vuoi dire. In realtà è un discorso troppo politico e preferisco non dire niente. Allora, vediamo gli altri. Capiscimi, adoro quella zona. Maurizio Lanzillo, allora, che mi fa capire che non ho ancora dato il numero di Pierre, ma l'ho dato volutamente a metà, lo do volutamente a metà di diretta, che così siamo veramente tanti, al 3737, ve lo dico via la mascherina, al 3737742186, per cui i nostri amici l'hanno già pubblicato più volte, 3737742186, chiamate il nostro Pierangelo per ricevere tutte le informazioni necessarie ad accaparrarvi prima di tutto l'offerta da 1099 euro che è in essere fino al 10 di febbraio e parti quando vuoi, per cui entro il 10 di febbraio tu prenoti e poi parti quando vuoi. All'interno dell'offerta, per due persone con la durata di una settimana, volo aereo andata e ritorno, transfert aeroportuale, casa in complesso residenziale con piscina, due tour, auto per tutto il periodo e la consulenza in ufficio. Pensate, più di così si muore. C'è veramente tutto all'interno di questa offerta, un pacchetto veramente completo per lustrare le Canarie, per lustrare seriamente e da lì, come posso dire, avere delle informazioni, ma la consapevolezza di quello che sono le Canarie e di quello che vi possono offrire se decidete di trasferirvi qua. Vi ricordo che il nostro, come posso dire, il nostro primario obiettivo è quello di farvi trasferire, in quanto noi proprio specializzati nei trasferimenti, per cui senza nessunissimo problema saremmo in grado di guidarvi in tutto e per tutto assolutamente, e potete contare, credo che ormai sia ovvio, scontato, pacifico, lindo e pinto, non ne ho più da dire, che di vivere alle Canarie ci si possa fidare. Allora, vediamo questo messaggione, Maurizio Lanzillo, eccetera eccetera. Allora, quanti gradi ci sono adesso? Più di 30. Ciao Piero, Ivana Bottin, ciao Ivana. Allora, Giorgio Antonio ad Anfi, sono tutte molte multiproprietà, esatto. Ho delle foto in questa zona, Marinella, Bastardi. Bravissima, vuol dire che ci sei stata. Walter Weberone, un appartamento in affitto per un anno non troppo lontano dal mare, quanto costa? Se supera i 6 mesi non cambia niente, nel senso la differenza turistico-residenziale la fai al di sotto dei 6 mesi, al di sopra dei 6 mesi dipende, non questa zona ovviamente, non è possibile né qui né Amadores, devi essere a sud. Se
ti basta un appartamentino come quelli che abbiamo noi, la casettina in complesso residenziale con piscina, dove hai il soggiorno con la zona angolo cottura, fuori un giardinetto, sopra c'è una scalettina, c'è una camera da letto, non ci puoi fare la discoteca dentro, ma è accogliente, e un bagno ed un balcone, tutto compreso, 700 euro per un anno, moltiplica le 700 euro per i mesi che vuoi fare qua, superando i 6 mesi. Attenzione, ricordati che in quel modo diventa residenziale, diventando residenziale è passivo di disdetta per tempo, eccetera eccetera, se no perdi la cauzione, come perdi la cauzione se litighi con tua moglie e sfasci casa, cioè le cose sono serie anche qua, non esasperate come in Italia, però tutto sommato esistono delle ottime regole, delle buone regole per tutti. Allora ti posso assicurare che è così tutte le zone di Gran Canaria. Grazie Antonio per le tue risposte. Beppe Mascali, ciao Enrico, ciao Beppe. Il posto è curatissimo, non c'è un pazzo di carta. Questo è, lo puoi spalmare su tutte le Canarie. Enrico, quei posti è una meraviglia, come te che lo fai. Grazie, grazie, grazie. È la zona più VIP di Gran Canaria, sì, esatto, è la zona più VIP. Dopo, vabbè, se vuoi mettere Mogana come la più caratteristica e la più costosa, tieni conto che questo è un complesso. Per esempio, Mogan è una cittadina, cioè sono cose, due situazioni differenti. Questo potrebbe essere in competizione con Amadores, che ha ancora meno abitazioni, però sopra di sé, sempre sulla montagna, ha il Gloria, ha un Riu bellissimo, insomma, e ha di sé l'Amadores Beach Club, scusami. Anfi, invece, questo complesso bellissimo a due passi da Arghineghin, dove abbiamo fatto la diretta l'altro giorno. L'altro giorno, per cui martedì, che giovedì, scusatemi, che io scambiavo per martedì, non eravamo nient'altro che là in fondo. Vedete, quello è Arghineghin, quel paesino che vedete è Arghineghin. Mira il dito, te lo faccio vedere dov'è, aspetta, eccolo lì, quello è Arghineghin. Tu, quante volte vi ho detto, una passeggiatina arriva a Anfi, vedete? Chiaro che dopo, per me che ci arrivo e per me che ci devo tornare, insomma, dopo mi dite che sono magro. Tutti quando arrivano pensano di vedere un pachiderma, no? Perché chiaramente i video allargano, rendono anche più belli, perché qualcuno magari da casa ha pensato, mamma mia Enrico, quasi 60 anni, ma com'è bello, mettiamola così, no? Sempre ammesso che qualcuno l'abbia detto, facciamo finta di crederci. Poi quando arrivano, che mi vedono in aeroporto, dicono, mizza, ma questo qua è quel cesso di Enrico. E sì, è così, sono proprio i video. Invece le persone hanno magari questo tipo di effetto, ma i luoghi no. I luoghi, ovviamente con un grandangolo diverso che quello dei vostri occhi quando arrivate, rispetto a ciò che io in questo momento e negli altri momenti delle dirette vi faccio vedere, insomma, lì tanta roba davvero, cioè esserci di persona. Che vi abbia, riusciamo a nostro modo a farvi comunque capire e rendere conto, vi rendete conto benissimo, cioè le dirette servono tantissimo. È chiaro che io parlo proprio dell'effetto, no? Dell'effetto ottico, di essere come me adesso in mezzo, cioè proprio dominato da queste montagne, da questo complesso a impatto zero, perché visto da lontano quanta gente mi ha detto, mamma mia, ma che cos'è tutto quel cementamento? E in parte avete ragione, guardate, questo è il Moroa, è il club di Anfi. Parlavamo prima del club dell'Amadores Beach, con piscine di acqua di mare, eccetera eccetera. Qua non ci sono piscine, anche perché ci sono le scalette per arrivare direttamente all'oceano, per cui da qui, questa è la zona relax. Una volta bisognava essere soci per accedere a questa zona, non credo adesso ci sia questo obbligo. Vedo gente entrare, troppa gente entrare e uscire.
però basta informarsi nel momento in cui arrivate, se vi va di passare la giornata qua, non è carissimo, ci si sta veramente bene, o comunque potete sicuramente, questo ve lo dico al 100%, entrare, andare a bere un aperitivo, a bere una cosa, a bere una birra o pranzare addirittura qua, e costa meno che l'Amadores Beach Club. L'Amadores Beach Club va bene per entrarci, potete passarci la giornata, non costa molto, costa una cinquantina di euro a persona, se mangi poi al piatto, sdraiata sul lettino, eccetera eccetera, le spendi, ma non è assurdo. Cioè, se vai a non lo so, alle terme di Monticello, vicino in zona Brianza, ne spendi 35, non ti danno da mangiare, è soltanto l'accesso alle piscine, di cui una riscaldata esterna, vabbè, comunque sia, i prezzi sono comunque migliori qua, nonostante stiamo parlando di una zona estremamente turistica, perché qui, ragazzi miei, stiamo parlando di veramente tanta roba. Poi oggi per i maschietti essere qua è veramente un tour di quelli incredibili, perché il reggiseno, cioè perlomeno il pezzo sopra, se lo sono dimenticati tutti, tutti qua hanno, oggi c'è ribellione totale. Sta arrivando il caldo, ricordatevi sempre le mie parole, a Pasqua ci sta bene anche adesso, vedete la gente in mare, vedete la gente in spiaggia, è tantissima. Adesso abbiamo, come posso dire, del bel tempo. A Pasqua è estate piena, con il suo bel caldo, con le sue spiagge sempre gettonate e frequentate. Non dico gremite, perché bisogna stare attenti come si parlano. Se dici che c'è troppa gente, mamma mia, come Rimini. Se dici che c'è meno gente, mamma mia, non c'è nessuno. Sapete, accontentare noi italiani nella nostra, come posso dire, legittimità, perché poi ognuno può chiedere quello che vuole, però accontentarli, insomma, è abbastanza complicato. Mi metto un attimo a rispondere ai vostri messaggi. Allora, Monica Tiziano, confermo, Enrico, bell'uomo, che simpatico, grazie Monica. Potresti farmi capire cosa intendi per zona turistica? Potresti farmi un esempio della localizzazione? Della localizzazione non so esattamente cosa tu intendi. Tu tieni conto che Gran Canaria ha il sud che è tutto turistico. Cioè, praticamente, prendilo proprio per, nel vero senso della parola, una zona con l'inverno migliore al mondo, con un clima incredibile, dove tutto e per tutto è costruito e gestito per il turismo. Usciti dal sud, incominciamo a trovare paesi con altre caratteristiche, altri climi, perché Gran Canaria ha quattro microclimi notevoli che differenziano le zone, fino ad arrivare al nord dove c'è Las Palmas. Attenzione, intendo turistico, cioè dove è pieno di ristoranti, di locali, di bar, dove anche le abitazioni sono in parte, quasi totalmente, adeguate alla vacanza, per cui magari un po' più piccoline, eccetera, eccetera. Poi ci sono comunque zone residenziali che ti danno casa per quanto vuoi, cioè per te che vivi qua, però sono comunque di dimensioni più o meno uguali, ma proprio perché vivi in una zona dove c'è un clima incredibile, andare a chiudersi in casa non interessa. Chiaro, se poi arrivo da un paese italiano, qualsiasi X, e ho dietro 10 figli, è chiaro che avrò bisogno di un po' di camere da letto, però dopo non andare più a cercare la casa da 700 euro a spese incluse, ovviamente. Cioè, è chiaro, in base a quello che ho bisogno un Ferrari, mi costerà X, ho bisogno la Panda, mi costa Y, è normale. Spero di averti fatto capire, se non mi sono fatto capire dimmelo che raddrizzo. Ok, grazie, intendevo dire l'appartamento che tu proponi 700 euro al mese, esempio, dove si trova Campo Internazionale. Scordati tutte queste zone,
Ma proprio tiraci una riga sopra, nel senso, 700 euro sei in una zona comunque turistica, perché parliamo del sud, sei a Campo International, stupendo, bellissimo, il clima è questo, non è che sei a 7 chilometri, cioè non ti, sei in mezzo, non pensare, non è un attimo, arrivarci ed è un attimo, come posso dire, avere lo stesso identico clima, per il semplice motivo che sei qua attaccato, non ti sto mandando da tutt'altra zona. Però ovviamente l'effetto scenico è diverso. Tieni conto che però se tu abitassi qua, se la abiti e ci lavori, allora chiaramente hai tutto un motivo per essere qui tutto il giorno. Io credo, e parlo di me, se io abitassi qua, però la sfrutterei poco qua, perché dove abiti poi diventa tutti i giorni la stessa cosa, eccetera, eccetera. Preferisco vivere al sud e andare a godermi, per andare al mare, posti di questo genere, che sono esclusivamente turistici, non più misti a residenziale. Qua residenziale Greminga, cioè scordatevelo, da Melonerasi in poi tirateci una croce sopra, forse da Passito Blanco, ecco, perché c'è ancora un Passito Blanco per arrivare in questa zona in mezzo. Allora, prezzi immobiliari ad Anfi, grazie, no, sono multiproprietà, lascia perdere, cioè non è una settimana, compiere una settimana. Oggi io personalmente, nonostante per esempio Ivana Bottina a livello familiare ha degli interessi qua, la nostra Graziella Ballarini li ha, la nostra Graziella Ballarini ne ha addirittura due o tre, forse anche le persone vicine a Ivana Bottin, eccetera eccetera, per cui e altre persone sono in diretta, che sono in diretta hanno anche loro la multiproprietà. Però ci sono anche altre soluzioni, anche perché la multiproprietà comunque costa, non è regalata. Sto leggendo, Campi Internazionali, campo. Allora, Marinella Bastardi, anche Sonneland, ma certo, Sonneland, però attenzione, Sonneland è un quartiere, Tieni conto che il Tablero e Sonneland sono comunque dei quartieri, sei sempre su San Fernando, in quel caso. Dopo, vabbè, capire esattamente come funziona, qua è un po' più complicato, Però sì, certo, Playa dell'Ingles, San Fernando, Santo Agustin, Passito Blanco, Meloneras, mamma mia, ce ne sono senza nessunissimo problema, cioè ed è il sud, è della zona che piace a me, dove noi vi consigliamo di venire a farvi la prova dei sei mesi, perché anche il nostro amico che ancora sta scrivendo e al quale sto rispondendo con soddisfazione, perché sta appunto facendo domande pertinenti, deve comunque capire che buttarsi su un anno senza esserci mai venuto, io faccio vedere quello che è di interesse, come posso dire, collettivo. Poi magari lui arrivando trova troppo caldo o non lo so, troppe ragazze mezze nude o non lo so, me la invento, magari tutto questo gli dà fastidio e non gli piace, cioè non ci sta, Inglesi e tedeschi fanno alzare i prezzi, Giuseppe e Stefano, ma sì, inglesi e tedeschi, finlandesi e norvegesi soprattutto, scusa se mi permetto, ma sono finlandesi e norvegesi che veramente hanno fatto negli ultimi anni una strage, ma proprio veramente hanno preso tutto, però certo anche inglesi e tedeschi. Quanti gradi ci sono adesso? Una trentina. Anfi solo multiproprietà. Campo Internazionale, vediamo se mi è sfuggito qualcosa. Marinella Bastardi, confermo. Elio Nava, sì. Penso tu interessi Playa dell'Ingles. Sì. Allora, io e Piero alla mattina quando beviamo il caffè
ma senza voler assolutamente sminuire nessuno, ma un paio di occasioni Playa dell'Ingles viene definita Playa dell'Inguines. E io e Piero la mattina ci ricordiamo di questi vari aneddoti e veramente c'è da piangere, da ridere con le lacrime, ma questo senza voler mancare di rispetto a nessuno, eh? Per cui noi vi correggiamo, anche perché se un paese, se un complesso si chiama Anfi, se un paese si chiama Playa dell'Ingles, dobbiamo per forza di cose dirvi qual è il nome giusto. Buongiorno Enrico e Piero, Rosa Dortona, ciao Rosa. Moreno Bellucco, qual è la zona più bella? Allora, Anfi del Mar sicuramente, la zona sud-ovest, ecco, sicuramente. Poi, qual è la ragazza più bella della tua città? Hai capito? Per me è quella mora, per te è quella bionda. Però sì, sud-ovest, guarda su internet, parti da Maspalomas e vai fino a Mogán, proprio vedi, puoi farlo anche con Google Art e ti vedi effettivamente delle zone che sono incredibili, bellissime, assolutamente bellissime, non belle di più. Va bene, sulle immagini di questo ponticello e di questa isola a cuore, veramente fantastici, non è il caso di commentare oltre a misura. Andiamo, allora, Giovanni, Leo, Enrico, buonasera, siamo venuti 2 anni fa, meditiamo di stare 6 mesi, la contatterò a breve per un preventivo, assolutamente, nessun problema, ma te lo posso già fare anche in diretta, perché di tutti le case costano 700 euro al mese per un periodo minimo di 6 mesi, tutto compreso, escluso il mangiare ovviamente, nel senso, una battuta, chiaro, ne hai l'affitto di casa e le utenze, hai risolto, poi dopo ti devi organizzare un po' casa con quelle 4 cose che vuoi avere per te, eccetera eccetera, e ti devi fare da mangiare, questo è il preventivo. Poi se hai bisogno da noi, voli aerei, se allora un altro tipo di discorso, contattaci tranquillamente, ti facciamo immediatamente il preventivo. Il costo della casa è quello per un sistema residenziale, cioè da 6 mesi in poi, perché chiaramente 2 mesi li paghi, quei soldi li paghi a settimana, cioè sia chiaro, è proprio il concetto turistico che è più caro di quello residenziale. Ecco perché noi consigliamo sempre, se abbiamo del tempo e vogliamo fare i 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, no ragazzi, organizzate per 6, perché vi costa molto molto molto, ma molto ma molto meno. Andiamo, vi faccio vedere un tratto del solarium e poi dopo chiudiamo la diretta. Vedete che meraviglia? Ho dovuto mettere la mascherina. Noi portatori di Covid dobbiamo mascherarci. Non mi avvicino troppo perché lì stanno prendendo il sole alla grandissima. Guardate che splendore, guardate che spettacolo. Vedete? Queste persone sono quasi tutte con l'asciugamano, per cui sono qui veramente a costo zero. Allora, Maurizio Lanzillo, lo guardi bene, erano a prima, non hanno mai avuto l'euro. Se è dell'Inghilterra, sta parlando, non hanno mai avuto l'euro, no, esatto. Cioè, hanno fatto circolare la doppia moneta, attenzione, un po' come la Svezia, un po' come tanti popoli, siamo stati noi, che abbiamo tolto di mezzo la lira come dei cretini. Ma per speculare, noi l'abbiamo fatto.
No, non lo so di che cosa stanno parlando i nostri amici, non entro in merito. Eccoci qua. Ok, voilà, mascherati ad Anfi del Mare. Vi faccio vedere, guardate. Ecco qua, nello sfondo. Ragazzi, un grande bacio, io credo, a parte un po' di cuoricini mi piace, cuoricini mi piace, cuoricini mi piace, perché non chiudo la diretta e pianto il bastone del telefono qua in spiaggia, lo lascio qua finché non i cuoricini mi piace non volano per tutto, ecco che stanno arrivando, i cuoricini mi piace devono volare per tutto Anfi, no? Si deve riempire. Cioè, lo so che tutti volevate vedere la ragazza che ho dietro di me e ragazzi, non è che sfacciatamente posso, quando vi ho detto, ah ma qua ci sono modelle russe, qua, eccetera, eccetera, cioè, avevo ben idea di che cosa. Ciao Raffaele, amico mio, Simonetta Giannobi, ciao Enrico, ciao Simonetta, eccoci qua. Ragazzi, un grande bacio. Noi vi ricordo che siamo in diretta anche domani, eh. Domani siamo ad Arinaga, che sarà pieno, strapieno. Quanto prosecco ha comprato? Allora, ragazzi, domani ad Arinaga. Buon sabato, buon fine settimana e noi ci vediamo domani per la consueta diretta. Su un po' di cuoricini, un po' di mi piace. Dai, 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 l'ultimo... Per avere un'idea più chiara è possibile 15 giorni. Moreno, certo, assolutamente sì. Tu chiama Pierre, lui ti aggiunge esclusi voli aerei che avranno delle date differenti, ma il costo dei voli aerei rimarrà probabilmente lo stesso. Ti aggiunge la settimana di servizi di casa, di casa e auto poi alla fine, perché gli altri servizi rimangono invariati. Ciao a tutti, ciao ragazzi, un bacio, ciao.